Buongiorno a tutti, eccoci qua, siamo in diretta Postural Fitness, stiamo per cominciare il nostro allenamento, quindi prendete il tappetino, mettetelo a terra, togliete le scarpe e posizionatevi sul tappetino ovviamente in piedi. Andiamo ad attivare il nostro timer, fatemi vedere una cosa. Andiamo ad attivare il nostro timer e cominciamo con il riscaldamento. Via. Andiamo sul tappetino, gambe leggermente divaricate, punte leggermente all'esterno, andiamo ad allungare la schiena, ad aprire le spalle e a risucchiare l'ombelico e a stringere i glutei. Da qui prendiamo aria, ci allunghiamo verso l'alto e mandiamo l'aria fuori e giù. Vai. Cerco la massima lunghezza e cerco di ossigenare il mio corpo. Vai. Cerchiamo di guardare avanti quando ci alleniamo, non guardiamo a terra, ma allineiamo la cervicale alla schiena. Ancora tre. Ancora due. E l'ultima volta. Rimango con le braccia in alto. E da qui sollevo una spalla alla volta verso l'orecchio. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E vado adesso a bloccare il bacino e ruoto a destra, guardo indietro e ritorno. Prendo aria, mando l'aria fuori e cambio. Vai, 3, vai, 4, e da qui porto le mani sulle anche, scivolo giù verso le ginocchia, apro il petto e guardo avanti e scendo con la schiena e poi arrotondo e ritorno su. Vai, scendi e sali, cerca di mobilizzare bene la schiena. Prendi aria e manda l'aria fuori, ancora giù e sali, ancora quattro volte, ancora tre, ancora due e l'ultima volta, una. Ritorno, mani ai fianchi, andiamo a mobilizzare il busto con delle circonduzioni, apriamo bene le spalle, cerchiamo di mantenere la schiena piatta, soprattutto la zona dorsale e via. Uno, guardiamo sempre avanti, due, tre, quattro e l'ultima volta, cinque e cambio dall'altra parte. 1, 2, 3, 4 e 5. Braccia lungo i fianchi, vado con il braccio destro su, vado ad allungarmi in alto, quindi porto la spalla verso l'orecchio e senza chiudere le spalle, quindi apriamo il petto, andiamo a flettere leggermente a sinistra il busto e cambio. Vai, prendi aria e manda l'aria fuori. Vai ancora, prendi aria e manda l'aria fuori. Vai, l'ultima volta, su e giù. E da qui porta le mani sui fianchi, adesso fa delle circonduzioni con il bacino, disegnando dei cerchi a terra e vai verso destra. Cerca di isolare il movimento della zona lombare del bacino, quindi vai a riscaldare la zona lombare. E cambio, vado dall'altra parte, 1, 2, 3, 4 e 5. Ok,
Voglio vedere chi c'è in diretta perché vedo che c'è qualcuno. Kate! Ciao! Allora, da qui andiamo su con le braccia e poi ci tuffiamo avanti e andiamo a toccare a terra. Piano piano, rilassiamo la cervicale e le spalle, respiriamo. Da qui portiamo le mani a destra e andiamo a caricare la gamba sinistra, quindi portiamo tutto il carico sulla gamba sinistra piegandola e appiattiamo la schiena mantenendo la testa tra le braccia. Dovremo sentire una leggera tensione agli adduttori e anche al dorso e cambio dall'altra parte. E piego la gamba destra e allungo. E ritorno, vado a ruotare i piedi a destra, poggio il ginocchio e da qui controllo che la linea del piede sia dietro quella del ginocchio, quindi il piede lo porto avanti, poggio le mani e vado a spingere il bacino avanti, guardo di fronte a me e respiro. Posso rimanere in questa posizione oppure tentare di mettere le mani sulla coscia e poi cercare di distendere le braccia verso l'alto, allungando bene la schiena. Riporto le mani giù e adesso vado a distendere la gamba anteriore portando il bacino indietro e vado in ipercifosi della schiena, quindi facciamo una bella bombetta e guardiamo l'ombelico. E da qui mi porto di nuovo avanti, punto il piede sul tappetino e provo a distendere tutte e due le gambe e rimango giù. E da qui riporto le mani al centro, ruoto i piedi a sinistra, poggio il ginocchio e vado sempre ad allontanare il piede avanti e vado a spingere con il bacino verso il basso. Rimango in questa posizione oppure provo a portare prima le mani sulla coscia e poi provo a distendere la schiena verso l'alto e le braccia che vogliono arrivare al soffitto e vado giù a portare le mani a terra e poi porto il bacino indietro, ipercifosi della schiena, rimango. Ritorno avanti, punto il piede che sta dietro e provo a distendere tutte e due le gambe. Ritorno al centro, vado a chiudere i piedi alla larghezza del bacino, piego le ginocchia e srotolo la schiena con calma, l'ultima a salire è la testa. E adesso mi porto in posizione del sumo squat, quindi le gambe devono essere nello squat, vedete che le gambe sono in questa posizione, quindi i piedi sotto la linea delle anche. Nel sumo squat andiamo ad aumentare un pochino l'ampiezza e da qui dobbiamo fare questo. Andremo giù a spingere tutto il carico indietro, quindi il bacino spinge indietro, le braccia salgono e poi fanno una circonduzione, quindi porto le braccia, vedete, distese indietro. In questo esercizio cerchiamo di mantenere molto il controllo del nostro addome e dei nostri glutei. Per 10, via, 1 e apro, 2 e apro, vedete che il carico è tutto indietro, 3 e apro, 4 e apro,
sento i glutei che mi spingono verso l'alto. 5, e apro, respira. 6, e apro. 7, e apro. Porta le braccia su. 8, e apro. 9, e apro l'ultima volta. 10, e apro. Rilasso un attimino e poi lo rifaccio da capo, facendolo un po' meglio, visto che adesso abbiamo conosciuto, diciamo, l'esercizio, quindi cerchiamo di farlo un pochino meglio. Ve lo faccio vedere frontale, questa è la posizione, punta leggermente all'esterno, spingo sulle braccia, dietro il bacino e poi apro. Quando apro non devo spanciare, ma devo cercare di mantenere l'ombelico risucchiato verso la colonna vertebrale. E via. 1. E apro. 2. E apro. 3. E apro. 4. 5. 6, 7, 8, 9 e l'ultima volta, 10. E stop. Mi porto, adesso mi spoglio perché comincio a sentire caldo, mi porto all'estremità del tappetino. Ok, piedi sotto le anche, prendo aria e piano piano srotolo la schiena verso il basso. Piego le ginocchia e poggio le mani a terra. Rilasso e rimango una decina di secondi ad allungare la muscolatura posteriore, a rilassare la schiena. Da qui vado avanti, mi porto in posizione quadrupedica, quindi polsi sotto la linea delle spalle e ginocchia sotto la linea delle anche. Mantenendo le braccia distese, vado ad inarcare e anche, scusate, le spalle rilassate, vado ad inarcare e arrotondare la schiena. Vai, prendi aria, manda l'aria fuori. Apri e chiudi, porta il coccige su e poi spingi il dorso in alto. Vai, ancora 4, mobilizza bene la schiena, 3, 2, e l'ultima volta. 1. Punta i piedi sul tappetino, porta il bacino in alto e poi indietro, spingi il bacino indietro. Da qui puoi provare anche a distendere un po' di più le ginocchia e cerca di abbassare le spalle, di risucchiare l'ombelico e di appiattire bene il dorso. E fai dei respiri profondi. E da qui vado in posizione plank, sempre con i polsi sotto le spalle. Andiamo ad attivare bene l'addome, a stringere i glutei e guardiamo in basso, mantenendo la testa allineata alla schiena. Da qui andiamo di nuovo a piegare le ginocchia, a spingere indietro, appiattendo la schiena, poi ritorniamo in plank, attivando bene l'addome e i glutei. Vai, prendi, respira e ritorna, attiva. Vai, dietro, spingi il bacino indietro e poi ritorna. Vai, ancora. E poi ritorna.
Vai, 4. Vai, 3. Vai, 2. E l'ultima volta. Vai giù con le ginocchia, rimani con le braccia distese. Adesso porta la gamba destra indietro. Qui ricordate di mantenere le spalle rilassate e l'ombelico riducchiato e il bacino fermo. Andiamo su con la gamba. Cerchiamo di spingere bene il grande gluteo, di attivarlo e poi ritorniamo in basso. Vai, 2. E ritorno. Vai, 3. E giù. Vai, 4. E giù. 5. Mentre salgo non sposto il bacino, controllo il mio corpo. 6, cerco la massima lunghezza della gamba, inoltre, respiro, 7, 8, 9, e l'ultima volta, rimani su, e da qui porta il tallone verso il gluteo e poi distendi la gamba nuovamente, e 2, rimani sulla stessa linea di lavoro, non abbassare la gamba, 3, respira, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Da qui scendi giù, porta il braccio in questa posizione davanti a te, la mano destra rimane a terra, quindi braccio sinistro giù, mano destra in questa posizione, e da qui andiamo a fare delle circonduzioni con l'anca, cercando di non portarci dietro il bacino. Guardo a terra e via, apro bene il ginocchio all'esterno, e 2, e 3, respira, 4, 5, 6, 7 e forza, 8, ultimi 2, 9 e 10. Ritorno con le mani a terra, tutte e due, vado a unire le punte, a divaricare le ginocchia e vado a portare i glutei sui talloni. Ok, adesso ripeto il plank, io mi giro, voi rimanete pure lì, quindi andiamo subito con le mani sotto la linea delle spalle, andiamo ad attivare i glutei e l'addome e andiamo indietro a distendere la schiena e poi ritorniamo ad attivare l'addome e i glutei, stringiamoli, e 2, e 3, e 4, 5, 6, 7, allunga bene indietro, 8, mantieni sempre la testa tra le braccia, 9 e l'ultima volta, 10,
Da qui scendi e vai a portare la gamba sinistra distesa indietro, mantenendo il controllo del bacino e dell'addome, quindi ombelico risucchiato e spalle rilassate e testa in linea con la schiena. Vado su a cercare la massima lunghezza della gamba e la massima contrazione del grande gluteo e scendo. Vai 2 e giù. Vai 3 e giù. 4 5 6 7 8 9 e l'ultima volta rimani su, porta il tallone verso il gluteo e distendi 1 2 3 4 5 6 7 distendi anche la punta 8 respira 9 e l'ultima volta 10 vado giù poggio il braccio destro la mano sinistra rimane qui e vado a fare queste circonvulsioni con l'anca, mantenendo il bacino fermo e via. 1, 2, 3, apri bene il ginocchio all'esterno, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e l'ultima volta, 10, ritorno in posizione quadrupedica, unisci le punte dei piedi, divarica le ginocchia, allunga la schiena. Ok, ritorno adesso su e io mi sposto, voi rimanete lì, andiamo a lavorare con i muscoli del dorso, della schiena, ma anche delle spalle. E andiamo in questa posizione, le gambe rimangono rilassate, utilizziamo solo la parte superiore del nostro corpo. Da qui andiamo con la fronte attaccata al tappetino. E poi, mantenendo la fronte parallela al pavimento, la stacchiamo un pochino dal tappetino, ok? Da qui andiamo indietro, portiamo le braccia indietro e ritorniamo avanti. Quindi questo è un lavoro che attiva la muscolatura della schiena, ma aiuta anche le spalle a rinforzarsi. Via, uno. E ritorno, 2 e ritorno, 3 4 5 6 7 8 9 e l'ultima volta 10 e giù rilassa e poi lo rifacciamo per una seconda volta, stessa posizione, stesso movimento.
fronte verso terra, mi raccomando, la cervicale non è inarcata, ma è distesa. E via. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. E l'ultima volta, 10. E rilasso. Porto le mani sul tappetino, vado su e di nuovo schiena distesa dietro. Ok, andiamo adesso in posizione laterale, a lavorare in posizione laterale, quindi vado in ginocchio, porto la gamba destra distesa, cerco di mantenere il bacino e le spalle in posizione frontale e da qui distendo le braccia lateralmente, abbasso le spalle e vado a flettere a destra senza chiudermi in avanti. E poi a sinistra scendo con la mano a terra, le dita sono rivolte verso lateralmente, quindi a sinistra e ritorno. Prendo aria e mando l'aria fuori. Prendo aria e mando l'aria fuori. Vai ancora due volte. E l'ultima volta. Adesso vado a sollevare la gamba destra, porto il braccio, vedete, vicino alla gamba, poi distendo di nuovo e allungo. Vai, due. E allungo, cerco di salire all'altezza dell'anca. Tre. E il bacino fermo avanti. Quattro. E respiro. 5, 6, mi raccomando, controllate i glutei e l'addome, 7, 8, 9 e l'ultima volta, 10. Da qui scendo giù. Mi porto sul fianco sinistro e vado in questa posizione con i piedi sollevati e le punte, diciamo, unite tra di loro. Da qui scendo, salgo con il ginocchio e spingo il ginocchio indietro senza fare questo, cioè senza portare il bacino indietro, cerco di lavorare solo con l'anca. Vai, due. 3, vedete che oggi è molto dolce come attività, in genere un po' più pesantina, però è il sabato, magari non vi volevo sovraccaricare troppo. Vai, respira, 5, 6, 7, 8, 9, ultima volta, 10. Da qui porta il ginocchio destro in basso e poi tocca di nuovo la punta del piede. 2, mantieni i piedi su. 3, 4,
percepisci la tua mobilità dell'anca. 5, 6, se i muscoli sono forti, i movimenti li facciamo con semplicità. Se la muscolatura è debole, ovviamente percepiamo una funzionalità limitata. Vai, 3, ultimi 3, ultimi 2, l'ultima volta, e da qui poggia la gamba che sta a terra e poi distendi la gamba in posizione laterale e ritorna di nuovo con il ginocchio verso il basso. 2, cerca la massima lunghezza. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e da qui porta la gamba a terra in questa posizione, allunga un pochino questa, l'anca, quindi tutta questa zona laterale, e distendi la gamba che sta sotto. Andiamo su e giù con la gamba che sta sotto, attivando gli adduttori. Vai, 1, puoi anche cambiare posizione, portarti giù se stai scomodo o scomoda. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, rimango su, 10, da qui letto e stendo la caviglia, 1, punta il tallone, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, rimani con la punta distesa e disegna dei cerchietti andando indietro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 e rilassa. Da qui piano piano sali nuovamente e portati in ginocchio con calma e poi distendi la gamba sinistra. Da qui porta le braccia lateralmente, giù le spalle, mantieni le spalle e il bacino frontali e vai senza chiudere le spalle, fletti a sinistra e poi a destra. Vai ancora, prendi aria e manda l'aria fuori. Le dita sono rivolte verso destra. Vai ancora, ultime due volte. E l'ultimo, e poi rimango giù in posizione in flessione. Da qui andiamo a sollevare la gamba, portiamo il braccio verso la gamba e ritorniamo mantenendo il controllo del busto e del bacino. 2, 3, polso sempre sotto la spalla, 4, 5, 6, 7, 8, 9, l'ultima volta, 10 e poi scendiamo, portiamo i piedi in alto e andiamo ad aprire e a chiudere il ginocchio mantenendo il bacino fermo. Vai, 1, 2, 3, 4,
5, 6, sentiamo questa parte dei muscoli dell'anca che lavorano, 7, 8, 9 e 10. Da qui andiamo con il ginocchio in basso, stacchiamo il piede e poi ritorniamo nella stessa posizione. 2, 3, 4, porta il piede su, il ginocchio in basso. 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Cambio, da qui poggio la gamba che sta sotto, ginocchio sempre verso il basso e poi distendo e controllo ancora il bacino. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e l'ultima volta, 10. Da qui porto la gamba avanti. E poi distendo la gamba destra, quella che sta sotto, piede in flex. Mi poggio con la testa e vado su e giù. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E vado su, rimango punta tallone. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rimango qui, disegno dei cerchietti andando indietro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E lasso. Da qui piano piano vado su, mi porto in posizione seduta e vado a terminare il mio allenamento con il lavoro per l'addome. Porto le gambe in alto, porto le mani dietro la nuca, mento su e gomiti in apertura, stacco le spalle e crunch. 1. Quando ritorno controllo che la schiena non si inarchi. 2. 3. 4. Chiudi bene l'addome e poi fallo lavorare fino alla fine, dall'inizio del movimento alla fine. 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Da qui adesso andiamo a fare 4 movimenti, quindi crunch. Distendo le braccia su, ritorno con le mani dietro e poi scendo e controllo la schiena. 2, su, sono 4 tempi. 3, 4, 5. 6, 7, 8,
e l'ultima volta rimani su con le spalle. E da qui scendi con un piede alla volta a terra, allontanandolo dal bacino. Due. Spalle in alto, spingo e chiudo l'addome. 4. Respira. 5. 6. 7. 8. 9. E l'ultima volta. 10. E giù. Rilasso, rilasso anche le gambe. E poi lo rifaccio da capo e lo rifaccio ovviamente meglio. Quindi gambe a 90, mani dietro la nuca, mento su, gomiti in apertura e via. Spingi di più, 1, e controllo la discesa, 2, 3, 4, 5, 6, vai, chiudi l'addome, 7, 8, 9, 10 e adesso andiamo con i 4 tempi, vai, crunch, distendi le braccia, ritorna con le mani dietro e poi scendi, 2, se non resisti con le gambe a 90, scendi giù e continua, 3, stessa cosa, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ultima volta, 10, rimani qui con le spalle su e scendi con un piede alla volta in basso, 2, chiudi l'addome e rimani in contrazione, 3, respira, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e l'ultima volta 10 e stop, rilassa le gambe e rimani in questa posizione per l'allungamento, lo stretching, perfetto, da qui andiamo a distendere le gambe se non sentiamo tensione alla zona lombare, se sentiamo qualche fastidio allora rimaniamo con le gambe piegate. Da qui portiamo le braccia in alto e andiamo a sollevare una spalla alla volta. Quindi come se volessimo andare a toccare con le dita il soffitto, ci allunghiamo, prima braccio destro e poi sinistro. Respiro. Da qui tutte e due le braccia in alto e in basso. Ok, scendo con le braccia giù e adesso porto i piedi verso l'interno e poi rilasso e li porto verso l'esterno rilassando completamente la muscolatura, 2 e rilasso, 3 e rilasso, 4 e rilasso, 5 e rilasso, 6 e rilasso, 7 e giù, 8 e giù, 9 e giù.
l'ultima volta, 10 e giù. Porto la gamba al petto, il ginocchio al petto. Da qui lascio la mano sinistra sul ginocchio e distendo il braccio destro indietro e rimango. E poi cambio, porto la mano destra sul ginocchio e il braccio sinistro lo allungo indietro. Distendo la gamba in alto e da qui cerco di salire con le spalle, con la fronte verso il ginocchio e porto le mani all'altezza della caviglia e rimango qualche secondo. E scendo, riporto tutte e due le ginocchia al petto e scambio le gambe. E da qui lascio la mano destra sul ginocchio, distendo il braccio sinistro e respiro. E cambio dall'altra parte. E cambio, distendo la gamba e salgo su piano piano. Ritorno, esco dalla posizione, mi porto con le gambe distese, posso anche rilasciare le gambe leggermente piegate ovviamente, appiattisco la schiena, vado in alto con le braccia senza sollevare le spalle, prendo 3 respiri profondi, cerco di salire. E poi vado giù a rilassare la schiena e la cervicale. Ritorno, divarico le gambe e sempre schiena piatta, vado su, faccio questi 3 respiri profondi. E mi allungo sempre di più. E vado a destra, sulla gamba destra. E ritorno e poi di nuovo su, 3 respiri profondi, allungo, appiattisco il dorso e scendo. E l'ultima cosa che dobbiamo fare, mani a terra, andiamo a fare una gobbetta, quindi cerchiamo di arrotondare la schiena, guardiamo l'ombelico, poi distendiamo la schiena, apriamo le spalle, guardiamo avanti e cambio. Vai. Prendi aria quando sei qui, manda l'aria fuori quando scendi e chiudi. Vai. Ancora 4 volte,
tre. Ancora due. E l'ultima volta. Da qui chiudo, mi porto in ginocchio con calma e con calma srotolo la schiena senza correre, prendete il vostro tempo e su, piano piano. Prendo il mio respiro e scendo e stop. Abbiamo finito questa bellissima lezione di allungamento, di mobilità, di rinforzo muscolare. Quindi ci vediamo domani alle ore 8 con Postural Fitness numero 2, quindi lezione numero 2 della settimana, e alle 9 con la lezione di GAG, quindi gambe, addome, glutei, e tonificazione di gambe, addome e glutei. Buona giornata a tutti, buon sabato e a domani. Ciao!